via un percorso. Il sindaco di Como, Mario Landriscina, particolare pronto a proporre la provincia. Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, a condizione che il Consiglio Comunale sia unito e compatto e pronto a un sì unanime alla proposta. Il primo cittadino ha chiarito il suo pensiero nella seduta di ieri del Consiglio Comunale. A mio avviso il tema che raccoglie tutte le sue esperienze e quella di molte altre persone che hanno provato sulla loro pelle le molteplici aberrazioni di cui taluni uomini sono capaci pur di nominare l'altro, tema peraltro scandito in diversi contesti storico-etnici e assolutamente attuale, che contemporaneamente supera ogni singola espressione di pensiero, ritengo possa essere rappresentato dalla sua esplicita volontà di contrastare ogni fenomeno di odio e intolleranza. Se quindi noi sapremo riconoscerci in questa trasversale condanna, senza eccezioni e distinguo, se tutti noi, indipendentemente dalle appartenenze, sposeremo incondizionatamente questa necessità di contrasto, sarà motivo di orgoglio e soddisfazione per me offrire alla senatrice la cittadinanza onoraria di Como, il cui Consiglio Comunale avrebbe in tal senso aderito al raggiungimento del nobile obiettivo che la senatrice si è posto durante tutta la sua esistenza. Sono personalmente pronto, quindi, a fornire alle uffici indicazioni in tal senso e confido che tutto il Consiglio Comunale si riconosca in tale proposta. Nei giorni scorsi la proposta era stata lanciata da Adria Bartolic, docente, sindacalista ed ex parlamentare. Liliana Segre è stata carcerata a Como prima di essere deportata ad Auschwitz, ha spiegato. Sarebbe cosa buona e giusta che le venisse data la cittadinanza onoraria.